In realtà è interessante la tua proposta, però rimane il fatto che tutto è parametrato al diritto del proponente di fare l'ultimo minuto. Ora, se il proponente si trova davanti 18 interventi, lui in un minuto non risponderà a nessuna di queste 18 persone. È anche vero che noi, questo esperimento dura un'ora, un'ora e un quarto, e vorremmo che ci fossero almeno 7, 8, 10 interventi del pubblico. Quindi, aumentando a dismisura gli interventi del pubblico per un singolo intervento, avremmo che in quella ora avremmo pochissimi interventi del pubblico, ne avremmo due, cioè pochissime proposte, ne avremmo una o due. Probabilmente in questo periodo storico la democrazia diretta è talmente involuta, non esiste, che questo è un proto-esperimento, non è neanche un proto-esperimento. In futuro, quando arriveranno 60 persone solo per la democrazia diretta, appoggerò la tua proposta. Adesso ci sono ancora due interventi da un minuto. Chi appoggia la proposta di Elio o la respinge o vuole circostanziarla? Fabrizio. Io sono d'accordo, penso che si potrebbe tranquillamente arrivare al minimo minimo anche a 4, se non a 5. Il terzo intervento, chi vuole farlo? Se non c'è nessuno. Prego, Davide, e poi Elio fa il minuto finale. Ma penso che la scelta che è stata fatta da Massimiliano risponda a una logica di ottimizzazione del tempo e dell'obiettivo, e che quindi quando si vogliono fare esperimenti di questo tipo, e in generale, in tutti i casi in cui si vuole provare ad applicare una vera democrazia, come il concetto di libertà, la libertà inizia laddove finisce quella di un altro. Allo stesso modo la democrazia è estesa al massimo del suo concetto, non può essere, bisogna porre dei limiti razionali, questo è uno di questi, in modo da farla funzionare meglio. Grazie. Elio, il minuto finale. Beh, allora però dovresti spiegare a cosa corrisponderebbe nella democrazia diretta, una democrazia nazionale, questi tre interventi degli elettori, dei votanti, a cosa corrisponderebbero. Per me andrebbe benissimo anche dibattere per l'esperimento di democrazia diretta su due argomenti, con una quantità maggiore di dibattito, oppure nessun dibattito, uno propone e si vota. Se è finito, votiamo. Chi è d'accordo con la proposta di Elio? Alza la mano. 1, 2, 3, 4, 5 a sinistra, 11. Andiamo avanti, ancora noi il tempo ce l'abbiamo, perché tra poco parlerà Pasqui, però abbiamo ancora una mezz'ora. Quindi la domanda è: avete un cuore? Fino adesso Elio dice che c'è un cuore perché ha fatto la proposta. Chi ha un cuore e ha nel cuore una proposta, la vuole. Alla revoca del mandato. Stella, la deroga del mandato. Prego, 2 minuti. Semplicemente che se i politici non si attengono al programma che hanno comunque portato in elezione vengano revocati, ovvero se ne vadano fuori dalle palle, perché ci sono troppi politici che promettono, praticamente tutti, è vero che li abbiamo votati noi, è vero che abbiamo la responsabilità, però sta di fatto che il 99% dei politici non fanno quello che hanno detto nel programma. Ok, qualcuno è d'accordo con Stella o in disaccordo? Allora, la signora e poi Elio. Il Pino che non ha mai parlato. No, io sono d'accordo con... Io sono d'accordo perfettamente con la revoca del mandato. Forse non è facile tecnicamente da realizzarsi, ma come idea è perfetta, perché è l'unico modo per controllarli e stimolarli, perché se no se ne fregano di tutto e di tutti. Ok. Alzate la mano prima lui e poi lui è il terzo. Uno di voi due, Lino e Elio.
Di Noelio, cos'è? Non è un amma del nome? No, io 2 secondi, no, sono d'accordo con quello che dice lei, la revoca del mandato, perché tutti promettono e poi alla fine, niente, 2 secondi. Come Schwarzenegger in California. Elio? L'idea suona bene, però bisognerebbe chiarire come, chi dovrebbe decidere come, revocare il mandato. Il voto di sfiducia. Una nuova elezione, oppure qualche magistrato, e poi in base a quali criteri. Credo che la cosa sarebbe difficile da valutare. Ci sono delle situazioni in cui un mandato è obiettivamente irrealizzabile, e quindi ci sarebbero dei dibattimenti tra chi dice che il candidato l'eletto non poteva effettivamente l'eletto non poteva assolutamente realizzare il mandato, anche se nonostante tutto il suo impegno e la buona volontà. Quindi questa regola sarebbe, a mio avviso, antidemocratica, è pericolosa. E questo era l'intervento, era il terzo? Qua il cronometrista sta. Allora, cos'era il terzo o il secondo intervento questo? No, dai. Era il terzo. Quindi il proponente è Stella. Il proponente propone tramite referendum propositivo di revocare il mandato, perché comunque il politico che ha delle buone intenzioni sicuramente porta a termine quello che ha da portare a termine. Chi non ha buone intenzioni si fa eleggere per poter rimanere col culo su quella sedia il più possibile, come prendiamo il Truffolo, che ce l'abbiamo tra le palle dal 1992, quindi chiaramente, per cui penso che sia chiaramente, visto che abbiamo la possibilità di utilizzare la democrazia diretta, applichiamola tramite il referendum. Il nostro editore che ha fatto tutto il serio stamattina nella sua conferenza. Ha messo i centesimi? No, non sono centesimi. Ok, votiamo per Stella. Tu conti a destra. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 col mio. 22 più 7, 29. Sì. Allora, qualche altra propostina? Nessuno che ci vuole parlare del signoraggio monetario, l'abolizione, la riserva frazionaria. Lino, sì, ma vuoi fare una proposta? Abolizione del signoraggio. Perché stai seduto? Ma non sono molto. Venga. Dai, Vito, il proponente deve stare qua. Due secondi. T'ho chiamato Vito. Una cosa come il signoraggio in 2 secondi, auguri. Ma tu sei molto più bravo di me. L'abolizione del signoraggio, perché viviamo dentro questa, come la chiamano, eurozona. Gli amo tempi strani. Niente, l'abolizione del signoraggio cos'è? Cioè, siccome la BCE è autorizzata a stampare carta moneta a costo praticamente zero, sono circa 20 centesimi, 30 centesimi il reale costo della banconota, e la BCE si appropria di questa differenza che lei incamera, continua a incamerare montagne di denaro che non abbiamo neanche un'idea di quanto possa essere. Perché poi, infatti, tutto questo denaro viene dirottato verso i paradisi fiscali, no? Li hanno già beccati. Anche la Banca d'Italia, i conti che hanno fatto le Cayman. E poi, ma no, questo denaro è.
No, dico, è... No, no, è della Banca d'Italia che compie. È fatto da tutta una serie di scatole cinesi che non si capisce sto denaro. Effettivamente, di chi è sto denaro qua? Basta, ho finito. Altre cazzate? No, collezione significa. No, dai, è un argomento ultra serio questo, quindi pregherei di venire qua per esporre chi vuole esporre, visto la mano alzata. Prego, come ti chiami? Prego, Tiziano. Io vorrei invitare tutti i signori qui presenti a ritornare a quell'idea kantiana che è espressa in una celebre epigrafe tombaria. Diceva: due sono le cose che non cessano mai di stupirmi, il cielo stellato che è sopra di me, la coscienza morale che è dentro di me. Questi sono i valori che dobbiamo continuare a perseguire con grande costanza. Tutte le idee sono fantastiche da attuare. Poi quando si arriva, poi bisogna parlare di politica, dovremmo capire intanto che cosa vuol dire fare politica. Fare politica vuol dire gestire la cosa pubblica come se fosse la propria. Noi non ci vogliamo più bene, noi ci dobbiamo volere bene e noi non ci vogliamo bene. Parliamo tanto di spiritualità, di amore da elargire, siamo l'uno contro l'altro. E basta, ho finito, scusate. No, no, vado avanti. Sì, perfetto, nel minuto. Altri due interventini in un minuto per appoggiare o criticare la proposta di Lino. Prego, vieni pure. E poi Davide? Qua, anche a Napoli e Roma c'è lo stesso caso di timidezza. Dipende dagli elementi. No, volevo dire che la signora è uscita un pochino fuori tema, non credo, nell'intervento, non penso che volesse fosse uno sfogo personale. Il fatto del signoraggio è una questione molto complicata, è difficile, diciamo, barcamenarsi e capire il cosiddetto scatole cinesi. Il punto è che insomma è troppo facile dire eliminiamo il signoraggio, perché e qual è? Come lo sostituiamo? Che cosa facciamo? Quindi secondo me la cosa che insomma le persone dovrebbero cominciare a capire è che è inutile lamentarsi, è inutile, diciamo, andare a semplicemente, cioè è inutile fermarsi nel trovare semplicemente qual è quella cosa che non va, ma provare a cercare di capire come fare per sostituirla, perché sennò siamo sempre lì, perché la critica, diciamo, non costruttiva serve a nulla, non serve assolutamente a nulla. Ed è quello che avete fatto, quelli che parlano, quello che avete fatto finora, è stato questo, criticare e basta. Sì, ma mi sembra che l'abbia fatto anche lei, però. No, io dico quello che è, cioè solo criticare, non c'è stata una proposta seria. Chi era Davide? Terzo minuto? Davide? Scatole cinesi. Il problema del signoraggio. Il problema del signoraggio è un problema particolarmente complesso, perché riguarda tutto il sistema di emissione della moneta e capire se è questa la causa, quanto questo influisca sui nostri problemi economici. Io ho studiato un po' questo argomento, lo sto studiando, non ho ancora ben capito completamente. Comunque è, secondo me, scorretto fare il discorso che la banca centrale si incamera tutta la differenza tra valore nominale e valore e va il costo della carta, perché se si vanno a vedere i bilanci non funziona così, ma funziona che la moneta, le banconote emesse vengono considerate come un debito. E infatti il concetto del sistema dell'emissione monetaria è basato sulla moneta a debito e su come e quali sono i meccanismi su cui questa si basa. È un problema complesso che quindi non mi sento di appoggiare, di affrontare adesso, per fare. Comunque ne parliamo. Era il terzo, mi sembra, giusto? Quindi il proponente, che è Lino, al minuto finale. Lino. Prego, Lino.